Penso che Milano meriti questo riconoscimento, certamente anche le altre candidate italiane stanno lavorando con uguale serietà. Stasera con il Presidente Fontana incontriamo il Presidente del CONI, questa è una partita in cui ovviamente il CONI dice la sua e la politica dice la sua, e quindi noi teniamo il rapporto sostanzialmente col Presidente Malagò e col Sottosegretario Giorgetti. Vediamo che decidono in fretta, perché passare da questo dossier alla fase operativa che convince poi il CIO necessita di alcuni mesi di lavoro. Sindaco, sul palazzetto, che potrebbe essere l'eredità più grande lasciata a Milano, si farà solo ed esclusivamente se a Milano saranno assegnate le Olimpiadi, o dico il palazzetto con la Santa Giulia è un progetto che il Comune potrebbe portare avanti anche senza Olimpiadi? Il progetto c'è, è chiaro che se aggiungessimo dei finanziamenti pubblici diventerebbe sempre più facile, per cui in ogni caso non abbiamo intenzione di andare avanti, in questo momento però ovviamente sarebbe un grande acceleratore. Per me è un'altra eredità però il villaggio olimpico, perché con la fame di abitazioni a prezzo contenuto che abbiamo a Milano, anche quello sarebbe molto importante. Ma l'area è quella dello scalo romano? Nel dossier si parla dello scalo romano, se dice che con le ferrovie c'è un accordo per valorizzare uno degli scali, ma anche per questioni logistiche e di quale scalo partirà per primo, e cioè probabilmente Romana e Farini, ecco, Romana sembra la localizzazione più giusta. L'ex area Palasciarco rimarrà vocazione sportiva a questo punto, visto che non è stata più inserita nel bando Moschè? Tendenzialmente sì, è chiaro che se a Milano dovesse rimanere tutto il ghiaccio non basta un palazzetto, per cui stiamo valutando anche l'ipotesi di cioè un palazzetto principale, ma anche probabilmente un paio ancillari per una serie di competizioni. Sì. Ci potrà essere un'alleanza con Torino? Allora, il punto è che però c'è una città candidata, per cui io penso che dal punto di vista di Milano, al punto che siamo, non possiamo che considerare Milano la candidata, ma credo che il sindaco Appentino la veda allo stesso modo, nel senso che non possa considerare Torino candidata. Secondo me, dal punto di vista politico e governo, ci potrà essere un tentativo di mettere insieme più candidature. Ecco, cioè. Mi sembra sbagliata, ma mi sembra che in questo momento stiamo molto spostando le priorità, la discussione su temi che non sono prioritari, onestamente. Come Salvini ha dichiarato, le moschee non sono prioritarie, poi parla di sei moschee, non è questo il punto. Ricadiamo sempre lì, sembra che in questo momento il tema sia solo questo. Non lo so, vediamo anche l'azione del governo, come si svilupperà, perché è chiaro che ad oggi vera opzione di sviluppo se ne vedono ancora poche. No, non ancora, continuiamo nel contattore, c'è un contattore per il contacase e anche per quanto riguarda i ministri. Ma si aspetta una decisione sulle Olimpiadi secca, cioè una delle tre, oppure questo tentativo di mettere insieme le città? Io mi aspetto un tentativo di mettere assieme, penso che c'è realisticamente la possibilità che poi si vada su una candidatura secca.